il pallottoliere delle morti va interrotto, è una cosa veramente assurda, tragica, che si debba morire a 33 anni per stipendi da 1000 euro, perché ci sono delle logiche legate a subappalti che sono francamente nauseanti. Io credo che sia arrivato il momento di dire basta. L'ultimo drammatico incidente sul lavoro nell'Aretino si è consumato lo scorso 21 agosto alle vertighe di Monte San Savino, dove un 33enne è morto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla sostituzione di un palo della luce. Dall'inizio dell'anno ad oggi ci sono stati tanti morti che non sono più tollerabili e quindi chiediamo un maggior rispetto delle regole per la tutela di tutti i lavoratori. A pochi giorni di distanza dalla tragedia, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una manifestazione unitaria di fronte al Palazzo della Prefettura di Arezzo per riportare i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro. Per noi è importante lanciare al Prefetto l'iniziativa di convocare subito un tavolo d'unità di crisi che affronti il tema della sicurezza, cioè quindi tutte le parti che hanno competenze in materia anche di sorveglianza e di controllo sul territorio, le organizzazioni sindacali, secondo me anche le associazioni datoriali dovrebbero interrogarsi su questa piaga che praticamente tutti gli anni ci trova spesso a doversi fronteggiare su episodi, non solo gli infortuni mortali che già sono gravi, ma anche tutti quegli infortuni con danni permanenti che creano poi drammi a familiari di chi purtroppo si trova interessato da questi episodi. Purtroppo l'Italia ancora è un paese in cui il numero degli incidenti mortali sul lavoro è un numero troppo alto, è un numero esagerato, e quindi bisogna cominciare probabilmente anche a fare queste piccole manifestazioni, questi presidi che comunque sono delle testimonianze per cercare comunque di alzare un po' l'attenzione su questi temi. Una delegazione composta dalle federazioni del comparto metalmeccanico è stata infine ricevuta dal prefetto di Arezzo. È nostra intenzione portare avanti e aprire un tavolo di concertazione con il prefetto, ma un tavolo di crisi per poter parlare anche dell'inserimento dell'omicidio sul lavoro, come abbiamo già proposto dal 1° maggio.